I biologi studiano gli organismi viventi e nel fare queste attività finora hanno utilizzato approcci riduzionisti, perché diversamente non sarebbero riusciti a identificare e caratterizzare le diverse componenti dei sistemi viventi. Questo tipo di approccio oggi non è più sufficiente e il progetto di eccellenza del Dipartimento di Biologia affronta questa sfida. Lo studio degli organismi viventi con approcci invece quantitativi, su diversi livelli di analisi, utilizzando modelli matematici e concettuali e con grandi volumi di dati, che quindi vengono letti con una nuova chiave di lettura, orientata appunto a comprendere le interazioni fra gli organismi viventi, i network biologici. Da qui appunto il nome del progetto. Come fare questo? Come affrontare, come vincere questa sfida? Il progetto di eccellenza ha questa strategia, quella di sviluppare e potenziare un insieme di infrastrutture per la ricerca, che noi chiamiamo facility, centrate sulle più moderne tecnologie data intensive e coinvolgendo tutti gli ambiti di competenza del Dipartimento. Queste infrastrutture saranno realizzate nei primi 3 anni del progetto, entro il 2025, anche se il progetto ha una durata quinquennale, quindi di 5 anni. Oggi siamo qui per incontrare i primi gruppi di lavoro e quindi per sentire direttamente da loro i progressi che già in questi primi 6 mesi hanno ottenuto. È importante parlare di coordinamento di processi produttivi e di analisi dati di sequenziamento di nuova generazione per avere un'efficienza nella produzione di risultati di tipo biologico. Questa attività include quindi un aumento di efficienza sia nella produzione che nelle fasi di analisi del dato, valutando aspetti come il disegno sperimentale e la qualità dei campioni del DNA. In particolare, la Facility di Next Generation Sequencing, o NGS, offre da molti anni, più di 20 anni di servizio, la sua expertise sia ad utenti interni all'università, sia ad clienti esterni, come possono essere altre aziende o enti di ricerca. L'obiettivo è quello di migliorare le attività di produzione dei campioni, includendo anche nuove facility come Rare and Unusual DNA Purification, e fare in modo che i responsabili delle facility si interfaccino con il sequenziamento e poi con chi si occuperà delle fasi di analisi del processamento del dato che avverranno presso la nuova facility Hub Biodata. In particolare, quindi, l'obiettivo comune è quello di creare un processo efficiente per ottenere dei risultati affidabili in tempi certi. Fin dalle origini la biologia è nata come una scienza sperimentale e oggi i biologi fanno affidamento su molti strumenti diversi che indagano dalla struttura microscopica delle singole molecole fino a interi ecosistemi. E esplorano quindi sistemi complessi in cui le proprietà degli esseri viventi vanno dalle interazioni delle singole proteine fino alle reti complesse a scala planetaria. Questi big data però hanno portato con sé una serie di nuove sfide. Le misure sono troppo numerose per essere ispezionate manualmente e quindi è necessario un approccio di tipo informatico. Il Dipartimento di Biologia sta creando una facility proprio per gestire questo tipo di dati. E la facility sarà equipaggiata con macchinari d'avanguardia e coinvolgerà tecnici informatici esperti nel calcolo ad alte prestazioni. In questo modo tutti i ricercatori avranno la possibilità di sviluppare nuovi metodi, sfruttando appieno i sistemi più moderni di machine learning e di intelligenza artificiale. Se vogliamo capire come funziona il cervello, prevedere le risposte alle sfide ambientali o stabilire le regole dei rapporti sociali, ci serve misurare il comportamento. Perciò abbiamo ideato uno stabilimento etologico con due parti principali. La prima è una struttura flessibile, adattabile per tantissime specie acquatiche o semiacquatiche, per registrare interazioni sociali o addirittura per creare sistemi interattivi che rispondono all'animale in tempo reale. Lo stabilimento permetterà di regolare temperatura, luce, le proprietà fisico-chimiche dell'acqua, tutto pensato intorno ai retroilluminatori infrarossi, che permettono di registrare con precisione gli animali anche sotto condizioni abbastanza naturali. Il tutto permetterebbe la registrazione di sequenze di immagini attraverso sistemi video di ultima generazione.
La seconda parte dello stabilimento riguarda invece cosa succede una volta acquistati i dati, cioè l'analisi dei movimenti e delle interazioni sociali. Siamo qui non solo per applicare queste tecniche e generare dati etologici, ma anche per sviluppare nuovi attrezzi per catturare ed interpretare il comportamento. La Plant Phenotyping Facility è una struttura che ci consente di fenotipizzare un organismo, nel nostro caso organismi capaci di fare fotosintesi, cioè piante. Cosa vuol dire fenotipizzare? Vuol dire associare dei numeri ad osservazioni di tipo qualitativo, tipo quanto cresce una pianta in una condizione naturale oppure in una condizione più controllata come quella delle nostre celle climatiche e della nostra serra all'interno della Plant Genome Editing Facility. Possiamo fare delle misure in un singolo momento, ad esempio in un bosco andiamo a misurare in contemporanea con che velocità un faggio rispetto a una piantina di fragola riesce a fare fotosintesi, cioè a trasformare CO2 in biomassa. Possiamo però farlo anche nella nostra serra, magari con piante innaffiate in modo diverso oppure con piante di cui abbiamo modificato in modo preciso il loro genoma sempre all'interno della nostra Genome Editing Facility. Gli strumenti che abbiamo in dotazione sono tutti strumenti che si accomunano dal fatto di consentirci di fare analisi di tipo non distruttivo. Questo crea una notevole mole di dati che poi analizzeremo assieme ai nostri colleghi della facility appositamente costituita per l'analisi dei dati biologici. Abbiamo ascoltato i progressi di alcuni dei gruppi di lavoro. Al prossimo appuntamento ne incontreremo altri. Il progetto di eccellenza però non è soltanto infrastrutture per la ricerca. C'è una linea di attività che riguarda la didattica, altre azioni invece sono orientate a migliorare lo sviluppo delle competenze. Di questo però vi racconteremo nel prossimo aggiornamento tra 6 mesi.